obiettivi di questa stagione teatrale sono gli indirizzi che la nuova amministrazione insieme al sindaco, l'avvocato Antonio Mirra, vuole prendere. L'indirizzo è quello di rendere il Garibaldi e la sua struttura, il suo spazio interno e tutti quelli che vi parteciperanno il cuore pulsante della città. Non dimentichiamo che ha una storia, ha un vissuto, è il centro della città, è il centro urbano della città, è il salotto della città. Quindi oggi apriremo e daremo inizio ufficialmente a quella che è la nuova stagione teatrale con Isa Danieli, che è una delle attrici più importanti sul panorama internazionale nel teatro. Una novità in parte perché in passato era già stata proposta, noi crediamo che il teatro in tutte le sue forme debba essere vissuto da tutta la cittadinanza e soprattutto da chi oggi è attratto da altre tipologie di tempo libero, di divertimento e anche di arte. Noi crediamo che il teatro abbia bisogno proprio di nuova linfa, ecco perché abbiamo reintrodotto il teatro ragazzi con due puntate, una proprio all'interno di quello che sarà il programma natalizio, quindi il Piccolo Principe, e l'altra il Soldatino di Piombo. Entrambi gli spettacoli hanno un approccio interattivo, quindi hanno anche un'interazione con il pubblico e soprattutto con i ragazzi, in modo da dare a loro proprio la possibilità di capire e di percepire quale sia lo spazio nel teatro.